Raga, benvenuti a Sofia! Questa casa è pazzesca. Bella stanza. No, questa è la più bella, ragazzi, però non è giusto. Ah, anche il bagno. Niente male. Non si poteva fotografare, infatti hanno richiamato Giulia, però in realtà tipo ci hanno visto più tardi e quindi io ho filmato praticamente tutto quanto, e poi hanno richiamato Giulia, che in realtà stava continuando a fare dei video, quindi proprio ci siamo andati molto fortunati. Nel frattempo non possiamo passare. Ok, vabbè ragazzi, si ritorna. Questo mercato sostanzialmente è come quello di Budapest, solo che quello di Budapest era molto più grande. Dopo aver visto quello di Budapest, queste non è che siano proprio un granché. Comunque abbiamo comprato praticamente questo dolce tipico baklava. Si chiama baklava. È costato intorno ai, vabbè, 6 euro e abbiamo preso due di questi. Buono. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ragazzi. Oggi andremo a visitare il monastero di Rila. Abbiamo molte aspettative su questo monastero e ci vediamo lì.
arrivati a Rila, che è la città dove ovviamente si trova il monastero di Rila. Facciamo una pausa di 20 minuti qui con l'autobus, che poi ci lascerà direttamente al monastero. E da lì poi pagheremo il biglietto ed entreremo. Nel monastero purtroppo non si poteva fare nessun tipo di foto, video, al solito qui ci sono un sacco di chiese in cui non è possibile fare foto o video. Comunque monastero veramente bellissimo, veramente lo consiglio di venire qua perché ne valgono la pena, comunque per 11 euro consigliatissimo. Ragazzi, assaggiamo. Io voglio assaggiare questo. Assaggiamo. Buonissimo. Beh, direi che questa carne è stata apprezzata molto. Abbiamo mangiato benissimo. E veramente per quello che abbiamo mangiato, super economico, vabbè, ma ce l'aspettavamo da Sofia. Ragazzi, adesso si programma quello che dobbiamo fare per domani e poi tutti a nanna, che siamo stanchi, morti. Buonanotte. Terzo giorno qui a Sofia. Ragazzi, vai lontano. Terzo giorno a Sofia, come dicevo prima che mi interrompessero. Sarà una giornata molto improvvisata perché non abbiamo nulla in programma in realtà, a parte andare alla chiesa di Bojana nel sud di Sofia. Speriamo di poter arrivare facilmente perché in realtà ci sono 25-30 minuti di camminata, anche se Gabriele è molto scettico. Comunque ci vediamo lì. Buono.
ragazzi, eccoci arrivati alla chiesa di Boiana. Dopo un bel po' di strada, in tram e mezzi presi, siamo finalmente arrivati. Speriamo sia bella, che ne sia valsa la pena. Abbiamo soltanto pagato un euro a testa, quindi due lev, perché siamo studenti e quindi abbiamo risparmiato 4 euro. Quindi veramente, per se siete studenti, ne vale la pena. Ancora non siamo entrati, quindi vedremo se ne varrà la pena in generale. Vi diremo se il prezzo è giusto oppure no. Vale. Di affumicato. Buono, buono. Che carini i miei amici che mi hanno fatto trovare questo qua di mattina, appena sveglio. Grazie ragazzi. Siamo arrivati a Plovdiv. Noi abbiamo sempre detto Plovdiv e in realtà abbiamo letto invece che Plovdiv è un'antica città romana, e quindi abbiamo deciso comunque di fare una capatina qui. E adesso andremo a visitare il teatro greco, no, teatro romano, giusto? Teatro è romano, ok. Teatro romano, e poi saliremo sopra una collinetta, quella, non so se si vede, questa qui. Nelle guide turistiche dicono che è molto bello, andiamo a scoprire questa città. Veramente bellissimo questo teatro. Comunque, a differenza del teatro di Atene, qui si può salire sopra il palco. Qui, cosa che in realtà non si poteva fare ad Atene. Oh, 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 oh
Bene ragazzi, questa è stata la mia esperienza in Bulgaria. Io sono arrivato qui in Sicilia, a Catania, ormai da quasi un mese. Non sto uscendo più di casa, non esco, per via ovviamente delle misure contro il coronavirus. E, ovviamente tutto quello che avete visto è prima del decreto che è stato attuato in Italia il 9 marzo. Se doveste un giorno decidere di andare in Bulgaria, veramente ve lo consiglio, perché è un paese assolutamente sottovalutato. Cioè, all'inizio del viaggio io e i miei amici ci dicevamo: ah, ma la Bulgaria non è tutta sta gran cosa, non sarà il paese più bello da visitare. Però devo dire la verità, mi ha sorpreso ed è stato molto più alto delle mie aspettative. La Bulgaria, secondo me, va visitata per due motivi. Uno, perché è veramente molto economica, cioè tutto costa davvero la metà. Le cene che noi abbiamo fatto, che comunque qualcuno potrebbe dire sì, ok, è un paese che costa poco, però comunque avete speso 17 euro per una cena. Però ragazzi, si sta parlando comunque di una cena abbastanza sostanziosa. Cioè noi abbiamo preso... oddio, ho sputacchiato. E abbiamo preso comunque antipasto e un piatto abbondante. Noi abbiamo preso quasi un chilo di carne a testa ed era carne veramente buona. Quindi sono dei prezzi che ci stanno tutti. Cioè noi eravamo al centro della città. Tutti i posti dove sono stato, compresi i ristoranti, potete trovarli in descrizione. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Il prossimo video penso di pubblicarlo tra qualche settimana. Pubblicherò il video del Belgio. Beh, in realtà sono stato soltanto a Bruxelles per 3 giorni, però comunque secondo me ne valeva la pena fare un video vlog per descrivere un pochettino questa città che mi ha sorpreso e su altri punti di vista un po' mi ha deluso. Quindi non perdetevi il prossimo video su Bruxelles. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ah, mi sono dimenticato, vabbè, devo chiudere in qualche modo il video.